L'arroganza dei numeri e non certo la lungimiranza delle idee, considerando la smentita ricevuta dalla propria maggioranza che ha condotto al fatidico controordine compagni lanciato ieri, ha consentito alla Giunta il maldestro tentativo di rivendicare una presunta primogenitura della revoca del divieto di circolazione degli Euro 4 diesel, bocciando l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, anziché subemendandolo come si sarebbe dovuto fare e approvandone uno presentato tardivamente che, nel primo comma, è assolutamente sovrapponibile al nostro. Se ciò non bastasse, stamane ho letto dichiarazioni rilasciate dall'assessore Gazzolo, che ritengo di inaudita gravità. Cito: nessun consigliere di minoranza mi aveva chiesto di retrocedere, me l'hanno chiesto i sindaci dopo una settimana di attuazione, interpretando il sentimento dei cittadini. Voler rivendicare la paternità di un atto o di una posizione è sicuramente cosa umana, ma mentire spudoratamente quando atti scritti e protocollati dicono esattamente il contrario è del tutto inaccettabile per chi vuole ricoprire una carica pubblica. Perché dico questo? Ebbene, come tutti avrete ormai capito, l'emendamento da me presentato risale all'8 ottobre, la stessa giornata in cui si è tenuta la fatidica riunione con i sindaci e precedentemente a quella. Ma non basta. Sì, scusate, solo per stare a quanto fatto dal gruppo di Fratelli d'Italia, in data 28 settembre, quindi prima ancora che il fatidico blocco avesse inizio, ho rivolto un'interrogazione a risposta scritta alla Giunta, interrogazione alla quale proprio l'assessore Gazzolo sarà chiamata a dare risposta, per chiedere testualmente il rinvio al 1 ottobre 2020 delle limitazioni previste per gli autoveicoli diesel Euro 4 in linea con quanto deciso dalle altre regioni del cosiddetto bacino padano. Per dire in dialetto, carta canta, vilan dorma. Posso anche ammettere, pur ritenendolo di inaudita gravità, che l'assessore Gazzolo non sia minimamente interessata agli atti proposti dai rappresentanti dell'opposizione, primo fra tutti dal sottoscritto. Quello che invece davvero non posso credere, perché in questi mesi ho potuto apprezzare la puntualità di tanti funzionari regionali, è che la struttura tecnica dell'assessorato non abbia verificato la presenza di eventuali emendamenti, di atti di sindacato ispettivo o di indirizzo, dandone prontamente notizia all'assessore nel momento in cui si accingeva ad affrontare un tema, fra l'altro di estrema delicatezza politica, come quello in oggetto. Quindi, delle due o l'una, o l'assessore è in malafede, e sa di esserlo, ed è opportuno che ne tragga le conseguenze prima che sia il corpo elettorale ad imporglielo, con una rottamazione di renziana memoria, o non sa fare l'assessore, quindi è ora che tolga il disturbo. Per quanto riguarda le forze di centrodestra, sono ad annunciare che presenteranno una mozione di censura nei confronti dell'assessore Paola Gazzolo.